Quando arriva una corsa ciclistica siamo in grado di dire con precisione quali strade verranno chiuse e per quanto tempo. Per le partite di calcio a rischio è diverso, il deflusso dei tifosi può richiedere pochi minuti o molto tempo, a seconda della quantità dei tifosi e soprattutto dell'atteggiamento. Como Lecco. Due giorni dopo il derby che ha paralizzato la città, nessuno scontro, ma traffico in tilt e Como militarizzata, interviene Vincenzo Bella, assessore alla viabilità del comune di Como, rispondendo ai cittadini che chiedono in queste occasioni un'informazione più puntuale da parte del municipio. Purtroppo la città subisce questo tipo di situazioni, continua l'assessore. Potrei dire ai cittadini di non venire a Como in queste occasioni, potrei bloccare la città, ma non sarebbe né possibile né corretto. Durante le partite a rischio, la viabilità è legata alla sicurezza, curata da polizia e carabinieri. Mi spiego, un conto è accompagnare alla stazione 20 tifosi tranquilli, altro conto è scortarne 100 agitati. Non si può prevedere l'atteggiamento delle tifoserie ostili, quindi nemmeno il tempo necessario ad accompagnarle alla stazione. In altre parole, emerge ancora una volta la convivenza, sempre più difficile, tra il calcio professionistico e le tifoserie rivali e uno stadio collocato nel centro di una città turistica.